Hi everyone, today I'm here with Professor Raimondo Doncel, and he's a philosopher. He teaches in the high school, and I came here to ask him about what's the relationship between water and philosophy. Proprio Aristotele, nel libro Alpha Major della Metafisica, il primo libro della Metafisica di Aristotele, ritracciando la storia, i primi passi mossi dalla filosofia, costruendo la prima storia della filosofia, racconta di un grande scienziato vissuto nel VI secolo prima di Cristo, Talete di Mileto, il quale aveva individuato proprio come principio fondamentale dell'essere, della vita, l'acqua. E questo concetto lo ritroviamo poi anche successivamente in pensatori come Empedocle di Agrigento, che volendo individuare gli elementi proprio primi, fondamentali di tutto ciò che esiste, di tutti gli esseri, li individua fra quattro radici fondamentali dell'essere. Tra queste quattro radici, oltre all'aria, alla terra e al fuoco, ci mette anche l'acqua. Quindi l'acqua è nata, diciamo, ha fatto sgorgare anche il pensiero filosofico, ha fatto riflettere i filosofi. Oggi sono seduto vicino alla riva di un fiume, la Dora Baltea, e mi viene in mente il grande filosofo Eraclito, che diceva: Pantarei os potamos, che vuol dire tutto scorre come l'acqua del fiume. Quindi l'acqua rappresenta anche il divenire dell'essere, il movimento continuo che cambia all'interno dell'essere. E quindi nella filosofia ritorna questo concetto, o comunque ritornano figure di filosofi che hanno avuto ispirazione dall'acqua, o hanno fatto le loro riflessioni sul bordo dell'acqua. Mi vengono in mente due grandissimi filosofi: uno si chiama Henri David Thoreau, che passò 2 anni proprio sulle rive del lago Walden, dove scrisse la sua opera maggiore, appunto sulle rive di questo lago. E un altro grandissimo filosofo che amava tantissimo passeggiare sulle rive del lago, in particolare sui laghi dell'Engadina, Friedrich Nietzsche, ebbe l'intuizione dell'eterno ritorno proprio sulla riva di un lago, guardando